Agli studenti della maturità di matematica di quest'anno si potrebbe dire: hai voluto la bicicletta e allora pedala, solo che si tratta di una bicicletta molto particolare, una bicicletta con le ruote quadrate. E uno degli esercizi della maturità chiedeva di verificare che una bicicletta con le ruote quadrate può muoversi senza sobbalzi su un fondo che abbia una forma particolare, come abbiamo cercato di riprodurre artigianalmente qui in studio al volo. Come si vede, se la cosa è fatta bene, il centro della ruota si muove di modo orizzontale, cioè non ha sobbalzi. Questo perché il fondo ha una forma particolare, una curva che nel testo veniva data e veniva verificare che aveva tutte le proprietà. Ed è un esercizio interessante che mostra che la matematica è bella perché ha anche applicazioni inaspettate nella vita quotidiana. Naturalmente nessuno costruirà mai una bici del genere, però esiste. E dal punto di vista della difficoltà, per quanto ho visto, l'esercizio si poteva risolvere passo passo, quindi non era particolarmente difficile. Il significato dell'esercizio è proprio nell'applicazione che si vede. Mentre gli altri sono abbastanza facili, diciamo, ce ne sono per tutti i tipi, per tutti i gusti, di varia difficoltà, più o meno a tutti gli studenti che hanno ragionevolmente studiato. È un tema di maturità, secondo me, ben congegnato, che fa vedere anche qualcosa agli insegnanti, cioè che è giusto preparare gli studenti a questo tema di maturità facendo degli esercizi vari, stimolanti, non troppo calcolosi, con delle applicazioni inaspettate, perché così poi anche lo studente è più facile che la ricordi e la possa usare nella vita quotidiana.